L'ora è tarda, ma da buon nefrologo cercherò di non mandare, di non farvi perdere la capacità di concentrazione come cerco di fare con i miei pazienti. Cardinale Angelo Scola diceva che la vita non ha prezzo, ma è sicuro che le cure hanno un costo. E questa è una diapositiva presa dalla Johns Hopkins University, è una grande università americana, che vedete che ci dice che siamo nell'epoca delle malattie croniche, cioè dovremmo cambiare la nostra ottica. Questo è l'Organizzazione Mondiale della Sanità, dice prevenire le malattie croniche è un investimento. E già da qui si comincia a pensare che molte cose che diremo non sono delle spese, ma sono degli investimenti. È chiaro che le malattie croniche hanno un ruolo, ma anche le malattie acute, anche le malattie estremamente semplici. Questa abbiamo sentito di malattie cardiovascolari, ma questo è che 1 milione di morti vengono fatti dalle zanzare, no? Per la malaria, per quant'altro. Sapete che c'è stato l'allarme per il virus Zika. Quindi si passa da situazioni nel mondo dove ci sono situazioni ancora acute a situazioni croniche. Questo libro è un libro che dice qual è il disagio dei medici e della medicina. Bisogna sicuramente ridurre le nostre aspettative. La medicina ha fatto grandissimi passi da gigante, se ne parlava prima con i colleghi urologi, nel loro ambiente sono stati fatti veramente delle innovazioni importanti, come in grande parte della medicina, compresa la nefrologia. Ma c'è un diffuso disagio perché i pazienti non si sentono mai soddisfatti e i medici, questo è un vecchio articolo del British di diversi anni fa, che c'era il vecchio editor del BMJ, Richard Smith, dice che i medici hanno un grandissimo disagio perché corrono e sembra sempre di non riuscire a fare nulla, quindi la sindrome del criceto. Nel 2005 British pubblicava già che bisognerebbe cambiare appunto i modelli organizzativi. Voi sapete che i nostri ospedali vengono chiamati ospedali per acuti. In realtà, come abbiamo detto e accennato, ci dobbiamo spostare verso la richiesta di assistenza per malati cronici. Perché dobbiamo cambiare in qualche modo la nostra mentalità? Perché l'hanno cambiata anche le aziende che non sono state lungimiranti. Pensate alla Kodak, pensava che il business fossero le pellicole, in realtà era l'immagine, è fallita. Pensate a questo telefonino qua, che veniva addirittura dato in bundle con la Mercedes. Chi comprava la Mercedes gli davano il Nokia 6310, all'IBM, l'Olivetti M24, che quelli della mia generazione qualcuno hanno conosciuto, è stato il miglior PC che ci fosse al mondo, molto migliore dell'IBM. Pensate a Blockbuster, che forse alcuni di voi avranno visto. Beh, in realtà sono falliti tutti e sono rimasti invece i milioni, i miliardi spesi per comprare WhatsApp. E il costo della sanità aumenta, sicuramente questo è un dato di fatto. Partiamo da qualche numero, questi è in dollari equivalenti, quindi non è paragonato al famoso PIL, perché no, secondo se uno ha il PIL alto, il PIL basso, il PIL si abbassa, il PIL si alza. Questo in dollari equivalenti, che vedete che l'Italia spende meno di tutti i paesi, diciamo, europei, tra virgolette, quelli più avanzati. Quindi non solo è più indietro rispetto ai dati OCSE, ma è indietro rispetto alla Francia, alla Germania, rispetto ad altri paesi europei. E quindi vedete anche che però anche a livello dell'OCSE la spesa privata, cioè il mix della spesa che è fatta da spesa pubblica e spesa privata, non è poi indifferente. Anche, cioè, all'estero si spende di più anche per quello che riguarda l'assistenza privata. Ma perché noi soffriamo in particolar modo? Soffriamo in particolar modo perché mentre gli altri hanno mantenuto in qualche modo le loro forze, le hanno anche forse lievemente aumentati, noi abbiamo ridotto la nostra spesa sanitaria. Quindi è
quindi ce ne siamo accorti di più. E la riduzione della spesa, questo era il DEF del 2013, vedete, avrebbe assegnato una quantità di risorse che erano già state tagliate, vedete, anche rispetto al PIL, ma proprio l'altro ieri è uscito l'ultimo DEF che ci dà invece 111 miliardi, che non sono una spesa piccolina, perché l'80% del bilancio regionale è assegnato alla sanità, quindi dopo ci sono meno soldi per i trasporti, meno soldi per le strade, meno soldi per quant'altro. Quindi diciamo che abbiamo dei grossi problemi perché non siamo stati al passo con i tempi o con quello che avremmo voluto, ma la cifra è importante. E quindi questa spesa impicchiata ha portato che molte famiglie non si curano più, e vedremo alcuni dati da questo punto di vista. In più abbiamo uno squilibrio tra medici e infermieri. I medici si sono ridotti rispetto a questi dati, che sono gli ultimi che l'OCSE ha pubblicato, però si riferiscono al 2013. Il blocco del turnover ha portato sicuramente a una riduzione del numero dei medici, ma siamo ancora con una discreta disproporzione rispetto agli infermieri. Che vuol dire che potremmo cambiare i modelli organizzativi? Qui a Bologna avete assistito al problema del 118, dell'ordine dei medici. Sapete che in molti ospedali ci sono i famosi reparti a degenza infermieristica. Chiaramente non è il mio compito e non voglio entrare in questo, ma il cambiamento dei modelli organizzativi inciderà poi sulla vita di tutti noi, sia come pazienti sia come esperti. E appunto la riduzione del numero di medici già veniva segnalata dal nostro Presidente diversi anni fa, come una riduzione del numero dei nefrologi, la riduzione degli accessi alle scuole di specializzazione. Che significa che non abbiamo personale? Ne abbiamo, cioè moltissimi, per esempio infermieri, se ne vanno all'estero. Vedete, questo è l'avviso di un concorso che addirittura vengono fatti anche tramite Skype, per mandare o per andare a lavorare all'estero. Quindi abbiamo diverse verità che però devono essere in qualche modo sintetizzate. L'aumento della spesa sanitaria è data dall'invecchiamento, dalle nuove tecnologie, da aspettative del paziente. Ormai i pazienti vogliono essere guariti, non vogliono più essere curati. E poi pressioni anche delle aziende del farmaco che girano intorno alla sanità. Uno dei grandi problemi, l'avevano accennato prima anche sulle vostre relazioni, che vedete, io ho messo qui Svezia e Italia, più o meno la vita media è quella, siamo intorno agli 82 anni, ma il grande problema è che a 65 anni quella che è l'aspettativa di vita in buona salute si riduce, cioè mentre eravamo a pari dalla Svezia adesso siamo scivolati tra i paesi che hanno più problemi, si ammalano prima. Quindi abbiamo, in Svezia hanno solo 4 anni di intervallo tra il momento in cui probabilmente moriranno e il momento in cui si ammalano, e noi abbiamo 10 anni di intervallo. Capite voi che in quei 10 anni è contenuta la maggior parte della spesa. Questa è una vecchia diapositiva che non vuole altro che farvi vedere che a parità di spesa, a parità di impegno economico, si possono ottenere risultati diversi. Ci sono state alcune regioni che sono andate in piano di rientro, così si dice, ma questo è dovuto da alcune statistiche che sono state fatte. Cioè, vedete che a parità di spesa abbiamo chi ha effettivamente fatto, e poi bisognerà stabilire, vedremo anche che cosa significa gli indicatori che ci dicono chi ha fatto e chi no, e chi ha impegnato meglio o peggio le proprie risorse. Il problema grande, il problema grosso, che è la componente politica spesso raziona, e vedete che già in New England nel 2012, JAMA nel 2013, dicevano che il problema, il sistema non va razionato, quindi con i tagli lineari, ma va usato la razionalizzazione, che è ben altra cosa. Quello che diceva prima il collega, diceva che appunto bisogna anche che i medici sappiano quanto costano i loro interventi.
Il problema non è di tagliare, il problema è di andare verso una appropriatezza. Tanto è vero che il piano nazionale del 2012 diceva che bisogna mettere le risorse dove l'efficacia è riconosciuta in base ad evidenze scientifiche e verso i soggetti e che persone che ne possono trarre beneficio. Questa è una diapositiva presa da un vecchio lavoro di JAMA. Vedete che quali sono gli sprechi che noi possiamo aspettarci. E uno degli sprechi che possiamo aspettarsi è l'overdiagnosis e l'overtreatment. Ovviamente abbiamo anche la corruzione. Qualche giorno fa Cantone, che penso che voi tutti conosciate, ha detto che su 2 ASL su 3 ci sono problemi di corruzione, ma questo lo passiamo velocemente, questo probabilmente noi ci possiamo fare molto poco. Quello su cui possiamo fare sono il sovraintervento il sovrautilizzo di interventi sanitari. E il British e molta letteratura, in Italia c'è la slow medicine, stanno dicendo che si può andare verso un migliore utilizzo delle risorse. I maggiori driver per la sovradiagnosi sono i cambiamenti tecnologici, no? Abbiamo bisogno sempre di cose sempre più nuove, sempre migliori, ma anche sempre più costose. I problemi di tipo legali. I sistemi che favoriscono più la medicina difensiva che invece il trattamento, spinte ovviamente commerciali e anche la definizione che alle volte cambia il quadro delle malattie. Il problema è che quindi non dovremmo fare tutto al paziente, ma dovremmo fare tutto per il paziente. Quindi il problema è di scegliere che cosa fare, quindi fare meno possibile al paziente cercando però di dargli la miglior cura possibile. Choosing wisely, che significa scegliere dolcemente, è un progetto che è partito in America. La Società Italiana di Nefrologia per esempio abbiamo anche noi stilato una classifica per le procedure che dovrebbero essere meno utilizzate o che sono inutili. Negli Stati Uniti ogni società scientifica ha licenziato 5 procedure, metodiche, trattamenti che vengono considerati non adeguati. Quindi prima di concludere che un trattamento non è effettivo, cerchiamo altre spiegazioni. Non ci illudiamo nel momento in cui abbiamo successi che possono essere sporadici. Il problema è molte volte quello degli screening. Non vi tedierò con i discorsi di teorema di Bayes, probabilità a priori, sensibilità, specificità, che sicuramente avrete affrontato nel vostro corso di studio, ma è anche da lì che parte il problema. Ora, in presenza di un urologo, di 2 urologi, probabilmente gli esempi potrebbero essere contestati e contestabili. La letteratura è in continuo miglioramento, ma quello che io vorrei far emergere è il concetto. Cioè, alle volte si fanno dei trattamenti non per impedire la morte, perché la morte sopravverrà sicuramente dopo la causa del decesso, ma si fanno perché effettivamente facciamo degli screening. Questo è un vecchio articolo del 2012 che è stato sicuramente rivisto e sicuramente criticato, ma la cosa alla quale volevo in qualche modo arrivare è che, per esempio, questo articolo diceva che per prevenire una morte da un cancro della prostata bisognava farne 37. Ora le cose sono cambiate, sicuramente le capacità diagnostiche, le capacità predittive, anche lo stesso PSA si è, diciamo, splittato nelle sue varie forme, ma quello che vorrei appunto lanciare il messaggio è che i programmi di screening devono essere attuati in maniera estremamente oculata. Per esempio, nel nostro campo la Società Italiana di Nefrologia non raccomanda lo screening della malattia renale cronica in tutta la popolazione, ma solo in persone a rischio. Vi faccio vedere velocemente la stessa cosa, quello che è successo per lo screening del cancro della mammella.
per dirvi che appunto è necessario essere molto attenti quando si propongono interventi che hanno sicuramente un costo. La cosa che viene fuori, vedete che sono migliaia le donne che sono state sottoposte ad interventi anche di tipo cruento, quando poi il numero delle morti dovute a questo sono state sicuramente inferiori. E quindi vi faccio vedere alcuni dati della letteratura che è bene sempre controllare, guardare, è sempre in questi casi c'è sempre un qualcosa in fieri che va un attimino visto, fino a, addirittura, vedete, la Svizzera che voleva abolire lo screening mammografico. Anche questo è un vecchissimo articolo, ma anche questo vi induce un altro tipo di problema, cioè vedete che per pochi mesi di sopravvivenza abbiamo migliaia e migliaia di dollari in questo caso. Al di là del fatto che sia etico o non etico, al di là del fatto che possa essere usato in ambienti di alto livello culturale per ricerca, ma come possiamo ridurre questi trattamenti che stanno diventando sempre più estremamente costosi? E poi il discorso della medicina difensiva che abbiamo già affrontato e che in questi giorni è in discussione il decreto proprio che cercherà di ribaltare il problema, cioè dovranno essere i pazienti a stabilire se noi abbiamo sbagliato e invece prima dovevamo essere noi a dimostrare di non aver sbagliato e quindi forse potremmo evitare di andare in ospedale con i nostri avvocati. Un altro problema che ci affligge come medici, che vedete questo è un vecchio dipinto del medico così perplesso di fronte al bambino che sta male, vorrebbe fare di più. E questo è quello che vi colpirà anche a voi quando avrete persone malate che vi guardano e vi diranno fammi qualche cosa, alle volte siamo portati a fare molto, molto di più perché è anche la nostra missione da giuramento in poi di fare, però dobbiamo capire che le risorse sono limitate e dobbiamo anche imparare a misurare quello che facciamo perché sicuramente non possiamo valutarlo sul singolo paziente. Vedete il numero enorme di farmaci che vengono usati, penso che nei nostri ambulatori abbiamo persone che vengono con 10, 12, 15 farmaci, quindi questo aumento esponenziale dei trattamenti porta dei costi indotti. Vedete per esempio le nuove linee guida di cui si è discusso, ma poi penso che sono uscite qualche mese fa un nuovo update che addolcisce un po' le cose, ma vedete questa preoccupazione uscita su New England, cioè se aumentiamo, cioè se riduciamo i livelli target di colesterolo a quali dobbiamo arrivare, dobbiamo trattare più persone, questo è ovvio, quindi il labeling di una malattia, di un qualche cosa che andiamo a diciamo ottenere, no? Per esempio prima si parlava di colesterolo LDL, abbiamo stato portato a 100 invece di 120, già questo significa spostare linee guida. E si diceva prima che, questo è un vecchio articolo del British degli anni 80, è la fine della medicina clinica, siamo diventati tra virgolette aziende, io dico magari fossimo diventati aziende, forse avremmo dei manager forse più oculati rispetto ai risultati piuttosto che ad altri tipi di intervento, ma fondamentalmente sicuramente si parla di medici manager e i due modelli che vanno a diciamo così interferire sulla parte economica sono il modello Bismarck, cioè si passa attraverso un finanziamento delle assicurazioni che sono sempre pagate dallo Stato, che sono un po' volontarie, sono aziende eccetera, che poi vanno a diciamo dare il supporto alla cura. Il modello Beveridge invece è il modello nostro, siamo rimasti praticamente due nazioni in pratica, siamo noi e la Gran Bretagna, ma vedete il grido di dolore che è uscito qualche giorno fa a Gran Bretagna
dove c'è poi tra l'altro in Gran Bretagna, Inghilterra c'è un ministro della sanità che sta facendo fuggire i pazienti addirittura in Scozia, quindi per dire che anche la Gran Bretagna ha le sue regioni, e molti vostri colleghi inglesi si spostano verso il Galles o verso addirittura la Scozia o verso anche i paesi anglofoni. Ma anche in Italia il problema è grosso, perché vedete, nonostante i LEA sono i livelli essenziali di assistenza che dovrebbero essere garantiti dallo Stato, vedete che molte regioni non solo non li raggiungono, ma peggiorano rispetto agli anni precedenti. Quindi vuol dire che un modello centralizzato senza potere di sanzioni o senza poteri di intervento probabilmente ha poco valore. Che cosa si può fare? Beh, prima cosa, secondo me, bisognerebbe migliorare un po' le competenze. Questo è un articolo, è un numero speciale di JAMA, vedete, dell'anno scorso, dove si parla di certificazione. Voi uscirete dal vostro corso di laurea, uscirete dal vostro corso di specializzazione e sarete in qualche modo certificati. Ma la certificazione non è certo pensabile che possa durare per tutta la vita, quindi bisognerà trovare dei sistemi che portino alla competenza clinica. La Società Italiana di Nefrologia ha scritto qualcosa di questo genere, grazie al professor Cappelli, ma è chiaro che non saranno i punti ECM quelli che dobbiamo completare che ci daranno un miglioramento continuo, perché spesso e volentieri non sono neanche tarati sulla nostra specializzazione. L'altro punto fondamentale è scegliere adatti indicatori per misurare la qualità delle cure, e provocatoriamente vi faccio vedere un discorso di questo genere. Questa macchina è di alta qualità con quegli indicatori e questa, poi siamo a casa vostra, non lo sarebbe. Quindi è la scelta dell'indicatore che usa il Ministero, che usa Genas, che usa il vostro direttore generale, che dirà se siete capaci o meno. Il problema è che noi medici dovremmo trincerarci dietro le società scientifiche per stabilire quali sono gli indicatori che possono essere utili. In questo momento ci sono due grandi tentativi, il grande tentativo dell'utilizzo di quelli che vengono chiamati big data, io lo dico alla latina perché poi è nome latino, ma fondamentalmente l'incrocio di una serie importante di database amministrativi, quindi il laboratorio, il laboratorio analisi, le degenze e quant'altro, metterli insieme per capire effettivamente che cosa stiamo facendo. In realtà il Ministero si serve di Agenas. Agenas va a lavorare con il Piano Nazionale Esiti, che è quello che avrete trovato spesso e volentieri dicendo quell'ospedale sono bravi, quello sono meno bravi, quello in classifica il primo, quello al ventesimo, è questo qui. Fatto sta che però il Piano Nazionale Esiti lavora solo sulla SDO, cioè sulla scheda di dimissione ospedaliera, quindi sulle diagnosi che vengono fatte, sono gli CD9, gli interventi, i trasferimenti, la lunghezza, ma non misura tante altre cose che invece sarebbero assolutamente utili. Questa per esempio è un'analisi che Agenas fa sull'insufficienza renale, cioè a distanza di 2 anni dal primo ricovero, quanto è peggiorato i pazienti che hanno quindi un ricovero successivo, e sulla base dei colori, della densità del colore, si stabilisce se hanno avuto un peggioramento maggiore o minore. Già questo è un indicatore anche di qualità della cura, però è rispetto alla degenza media sicuramente è un grosso miglioramento, ma non va oltre un certo limite. E quindi dovremmo cercare di mettere i bisogni del paziente al centro, quindi definire quella che viene chiamata la medicina tarata sul paziente. Questo è Richard Smith, sempre del British, era il vecchio editor del British, e bisogna agire sulle aspettative, cioè non è pensabile che voi per televisione vediate quello che suona la cosa, dice avete avuto programmi di malsanità, venite da noi che risolviamo il problema. Cioè le aspettative, tutti noi siamo destinati a morire, tutti noi abbiamo visto siamo destinati ad ammalarci, quindi le aspettative della popolazione devono essere ridotte.
Tutti i farmaci hanno effetti collaterali, quindi quando diamo 15 farmaci ai nostri pazienti, ricordiamoci che avremo sicuramente almeno 15 effetti collaterali e buona parte degli interventi sanitari potrebbero non essere del tutto necessari. Per esempio in Gran Bretagna si usa, hanno provato, perché ci sono anche quelli che vengono sottoposti a tanto, ma anche pazienti di cui perdiamo la tracciabilità. Avevano provato a dire ti do una bustarella, ti do una ricarica telefonica se vai dal medico. In realtà è così, io vi posso, diciamo così, per amicizia, per conoscenza che ho del mondo anglosassone, che chi non si fa vedere per un periodo di tempo discreto viene chiamato dal medico e dice vieni perché ti devo misurare quanto pesi, devo misurare la tua pressione, se fumi o non fumi, perché i medici inglesi non vengono pagati a numero di persone che hanno diciamo in carico, ma vengono pagati su questi 181 punti. Quindi se hanno misurato la pressione ai pazienti, se hanno fatto il colesterolo, sono sia di natura organizzativa. Certo, il problema ha portato che i medici inglesi puntano solo questi 181 e gli altri non li vedono. Sarebbe da dire poi se meglio 181 che niente, oppure se meglio qualche altra cosa. Naturalmente i sistemi, questo sistema viene chiamato P4P, che troverete P4, oppure cioè pay, paga per prestazione. Questo è il Quality Outcome Framework che viene usato per esempio in nefrologia. Poi ci sono altri tipi di situazioni, naturalmente vista la mia stazza io eviterò l'Alabama, questo è ovvio, ma ci sono delle tasse, no? Delle tasse che vengono date. Ma vedete, il mondo inglese reagisce anche in maniera diversa, per esempio una persona a sovrappeso va in lista di attesa per ultimo se deve operarsi al ginocchio. Perché? Perché dice, vabbè, è sempre un discorso, è un po' quello delle assicurazioni, non hai messo la cintura, sei andato a 180, dovevi andare a 110. Io non entro sul problema etico, perché il problema etico ci porterebbe troppo lontano, ma in realtà ci sono spinte di questo genere. Oppure si può andare verso un discorso di organizzazione. Per esempio la Ferrari era stata invitata in un ospedale inglese per cercare di ridurre il problema dei cambi guardia. Voi sapete che la maggior parte degli errori avvengono durante i cambi guardia, perché magari non si trasmettono adeguatamente le informazioni. Quindi imparare dal pit stop della Ferrari sembrava un'idea intelligente, ma in realtà non se n'è fatto poi molto. Oppure va molto di moda, ma personalmente non ne ho moltissima fiducia, in sanità, questa Lean Organization, che è l'organizzazione della Toyota. Alcuni hanno preferito lavorare sul famoso ospedale per intensità di cura, che insomma tutto considerato grandi risultati non ha dato. Un'altra cosa però che voi potete fare e che dà grandi risultati in letteratura è parlare con i pazienti. Vedete questo statement sulla shared decision making, dice che dare accurate informazioni al paziente sia sugli aspetti positivi che sugli aspetti negativi e ritagliare le informazioni rispetto al paziente che avete avanti. La maggior parte dei pazienti, è descritto in letteratura, non capiscono quello che il medico gli dice, quindi voi dovete accertarvi che il paziente abbia capito quello che gli state dicendo. E anche questa è un'arte della comunicazione. È un'arte anche della fretta, cioè quante volte di noi facciamo firmare il consenso informato per uno che sta andando in sala operatoria perché è già nel corridoio, no? Quindi vi immaginate che cosa possiamo dire. È un grosso problema, anche perché ancora l'altro ieri è uscito un'altra sentenza che ha condannato di nuovo medico e infermiere per il discorso di consenso informato. Quindi essere precisi con i pazienti, non lesinate un'informazione in più, meglio dargliene una in più che una in meno. Un altro concetto, vedete non ho ricette, ho solo concetti da darvi, è il costo opportunità, che sembra una cosa tanto difficile ma è quella che facciamo a casa, cioè se andate
a cena non avrete i soldi per il cinema se avete risorse limitate. È assolutamente strano che nessuno di noi ha risorse illimitate, forse neanche gli arabi che in questo momento stanno soffrendo per il costo del petrolio. Quindi se io ho un problema con i ricoveri sicuramente sforerò da qualche altra parte. Quindi il costo opportunità è che se io brucio delle risorse per una cosa non posso impegnarle per un'altra. Questo è un punto fondamentale perché quei 110-111 miliardi sono una torta chiusa. Quindi se li spendete per una cosa non li potete spendere per un'altra. Questo è uno dei lavori che dovremmo fare e dovrebbero fare i nostri direttori generali. Questi sono i metodi per valutare le scelte economiche. Vedete che per esempio l'epatite C che costa è la prima volta in Italia a cui è venuto fuori che un farmaco viene razionato in base alla utilità. La costo efficacia è un punto estremamente fondamentale perché tutti quanti vi diranno di risparmiare e la costo efficacia è una tecnica sanitaria che non tiene conto del costo ma tiene conto dell'efficacia. È chiaro che l'efficacia deve essere provata con la medicina basata sulle prove di evidenza. Questo per esempio è uno studio di degli esposti che vedete come il paziente che ha target ma non è aderente, questi sono soldi buttati via. Cioè se il paziente non prende le pasticche a target è inutile che continuate a dargli. Ancora peggio il paziente che non è a target e non è aderente. Quindi vedete come si può, perché basterebbe che invece di dare al medico quanto spende per le statine vi dicessero quel paziente prende 5 compresse di statine al mese, vuol dire che non è aderente. E sarebbe possibile farlo, ma il tipo di informazione che ci viene data non permette questa. Vabbè, questo è uno studio che abbiamo fatto sul discorso della dieta dell'insufficienza renale, anche qui siamo riusciti a provare che l'utilizzo di un trattamento dietetico è in grado di procrastinare l'ingresso in dialisi. Quindi se noi valutiamo i costi e gli outcome, quindi l'efficacia, possiamo dire che naturalmente tutti quanti i direttori generali vorrebbero che andassimo maggiore efficacia e minor costo. In realtà la maggior parte delle volte abbiamo più efficacia e più costo e a quel punto, come abbiamo visto sull'epatite C, c'è questa curva che viene chiamata willingness to pay, cioè quanto sono disposto a pagare per raggiungere questo risultato. Io sarei potuto venire in treno o in macchina. Avrei avuto due costi assolutamente diversi, avrei avuto due risultati perfettamente identici, però il mio tempo, la mia comodità, il mio fatto dice io prendo l'auto invece che il treno. Quindi questo vuol dire che me lo posso permettere. Quindi è il sistema sanitario nazionale che dice questa cosa me la posso permettere, è il willingness to pay. È la stessa cosa che succede sul trapianto, cioè noi ci possiamo permettere il trapianto perché sappiamo che a distanza di 3 anni c'è l'incrocio tra la spesa e il guadagno, per cui quello che dicevamo all'inizio è un investimento, è un ottimo investimento e quindi possiamo farlo. Questa possiamo saltarla. Quindi eccesso di prestazioni sì, sicuramente sì, ma tagliare con cautela. Il nostro scopo non è quello di impedire i tagli, ma impedire i tagli lineari, che vengano fatti tagli in maniera adeguata. Abbiamo accennato al discorso degli infermieri. Oramai gli infermieri sono parte fondamentale del nostro lavoro. Noi come nefrologi siamo stati quelli, poi qui in Emilia Romagna sono state diverse realtà che hanno utilizzato formandoli in maniera importante gli infermieri, quindi molti centri di dialisi fanno un trattamento corretto senza il medico. L'infermiere è non è un nostro competitor ma è un nostro alleato. Dobbiamo imparare a lavorare in team. Questo ce lo rimproverano ognuno di noi che è stato all'estero, la prima cosa che ci rimproverano è non sapete lavorare in team. E invece sono molto contento, ho visto le presentazioni fatte sempre da 2 o 3 persone e credo che siete state veramente brave, quindi speriamo che possiate lavorare in team. Questi sono alcuni articoli che appunto dicono che l'ausilio degli infermieri è fondamentale. Abbiamo degli scopi diversi, è chiaro che gli infermieri non possono pensare
di lavorare solo con i 3 anni di laurea. Dobbiamo essere, come succede per noi, che ci specializziamo, dobbiamo quindi incanalarli verso percorsi di formazione. Noi nefrologi credo di vantarmi e dire che lo abbiamo fatto. L'ultimo accenno a quello che è la digitalizzazione è dietro di noi. La telemedicina, ci sono posti tipo l'Australia, tipo la Nuova Zelanda, dove tutto viene trasmesso online, si fanno diagnosi di dermatologia con WhatsApp. Quindi attenzione, sono delle grandi opportunità, dobbiamo dominarle, non farle passare a qualcuno e farcele calare, soprattutto voi che siete molto giovani. Quello che sarà non è la app. Io per esempio alcuni miei specializzandi, no? La app, la cosa qui e là sotto sopra, però per esempio non leggono più il libro, il capitolo di un libro. È fondamentale leggere il libro, perché il libro vi educa anche solo mentalmente a venire giù. Oppure no, sanno usare tutto di WhatsApp, i gruppi eccetera cose, però se mi gli dico di fare una statistica con Excel non riescono a farla. È un capitale che dovrete possedere. Il problema è che l'Italia la fibra non ce l'ha, quindi è uno dei grossi bias che noi abbiamo. Prescriviamo buonsenso, quindi prescriviamo attività fisica, il diabete lo avete detto, poche regole per stare bene, dobbiamo ridurre quel gap che c'è tra malattia e mortalità. Riducendo quello potremmo sicuramente stare molto meglio. Per esempio, molti paesi hanno tassato le bibite dolci gassate, i nomi li sapete come me e quanto me, ma qualcosa bisogna fare. Questa è una frase che il professor Ricciardi, che adesso è l'attuale presidente dell'ISR, si fece al congresso di nefrologia qualche anno fa. I risparmi obbligati di oggi non devono portare a moltiplicare la spesa nei prossimi anni. Noi e voi stiamo pagando l'incongruità di chi ha fatto un debito per la nostra nazione, quindi ce lo siamo ritrovato sulle spalle. Quindi dobbiamo cercare di fare tagli che siano adeguati e investimenti che siano adeguati. E vi lascio con questa informazione quello che è successo in Grecia. In Grecia, dopo l'inizio della crisi, nonostante questo sia un lavoro piuttosto vecchio che prende mortalità 2004-2012, vedete l'età standardizzata per la mortalità si è abbassata, che significa che la gente muore prima e soprattutto gli anziani muoiono di più. Quindi la riduzione dell'accesso alle cure è un grosso problema. Dobbiamo cercare di dare a chi veramente ne ha bisogno l'accesso alle cure. E vi lascio con questa frase di una persona che sicuramente è molto più autorevole di me. A voi spetta di non fare magari gli stessi errori che abbiamo fatto voi, di utilizzare la crisi per cercare di essere propositivi e di cercare nuovi modelli, e io vi auguro un bocca al lupo per questo. Grazie. Complimenti al collega Giuseppe Quintagliani per il buon senso di questa relazione. In pratica lui ha fatto emergere che i concetti sono tanti, ma non esiste una verità, se non ho capito male. Ha parlato un po' di tutto, ha colmato anche argomenti urologici, i famosi screening che ci hanno colpito anche noi, screening però che anche loro vanno presi con una certa prudenza, perché è molto difficile nei due braccia, screening e non screening, capire se quelli che non facevano screening in realtà un certo tipo di screening lo facevano, perché al momento d'oggi io lo screening non lo consiglio, ma tutti i pazienti che vengono nel mio studio arrivano tutti con un PSA in mano, perché la spinta è talmente forte che il PSA lo fanno da soli. E il capitolo anche interessante che ha toccato è la qualità di vita. Certamente un paziente che è sovrappeso, che è iperteso, che ha una iperglicemia e magari ha un colesterolo sballato, sicuramente dovrebbe modificare la qualità di vita prima di assumerci farmaci. Pochi lo fanno,
però siccome questa prevenzione va fatta in giovane età, i benefici si vedono dopo decenni, spesso l'interesse della collettività non coincide col singolo che vive sereno e preferisce fare una vita un po' alla cicala, a star bene, e poi dirà quel che capiterà tra qualche anno che succederà. E il sistema inglese, ne abbiamo parlato un po' tutti, sembra che sia il migliore, però io ho molti dubbi, ho molte perplessità, perché credo che non è paragonabile con quello italiano, le stesse reparti a diversi livelli di assistenza mi lasciano molto perplesso e molto scettico, e poi la legislazione è molto differente, l'infermiere inglese fa e opera in un contesto diverso e fa quel che l'infermiere italiano non può fare, non vuol fare per dei blocchi legislativi che gli consentono una migliore autonomia. Da ultimo, un'ultima cosa chirurgica, quando si parlava di digitalizzazione, e questa è avvenuta anche per la chirurgia, vorrei ricordare che nel 2001 il professor Marasco fece la famosa Lindbergh Operation, operando a New York un paziente che era ricoverato a Lione tramite un robot manovrato a distanza per un intervento di colicisti, per cui anche questa digitalizzazione estrema prima o poi entrerà anche nella chirurgia. Lascio passo, apro la discussione, vorrei delle domande all'auditorio perché l'argomento è molto interessante. E posso fare una domanda? Allora, io le volevo chiedere, l'approvazione della legge sul testamento biologico potrebbe in qualche modo incidere sulla spesa sanitaria? Probabilmente sì. Ora ci sono diverse realtà che si stanno, diciamo così, addestrando, attrezzando. Per esempio, quando uno rinnova la carta d'identità può fare la dichiarazione di donazione. Io penso che si possa piano piano andare. Il discorso dei trapianti, il discorso del testamento biologico è un discorso estremamente, estremamente delicato. Credo che vada affrontato pacatamente, con molta attenzione. È chiaro che questa fuga, noi abbiamo la fuga dei cervelli, abbiamo la fuga dei giovani, abbiamo la fuga dei pensionati che vanno e sta cominciando ad arrivare la fuga di chi va in Svizzera a finire la vita. Dobbiamo cercare di essere in qualche modo propositivi noi, dovremo sicuramente arrivarci. Che sia la risoluzione, sinceramente non ho ancora idee precise. Bella domanda comunque. Le volevo fare una domanda rispetto al spostamento di centralità a cui stiamo assistendo sui bisogni del paziente. Mi è capitato di leggere una review recentemente sull'uso dei PRO, cioè dell'outcome come riportato dal paziente stesso tramite appunto la compilazione di questionari di gradimento, si può dire. Se questi possono diventare un metro attendibile dell'assistenza sanitaria rispetto ad altri dati. Adesso vanno un pochino di moda perché si cerca appunto di spostarsi verso il paziente. Io credo che oggi come oggi abbiamo gli strumenti amministrativi, cioè noi abbiamo il database dei ricoveri, il database del laboratorio analisi, il database delle esenzioni, della farmaceutica, dell'attività ambulatoriale. Credo che questi sono dati un pochino più robusti. Io non vi ho fatto vedere per questioni di tempo, ma sia la Lombardia che il Veneto stanno lavorando su questo e stanno anche addirittura facendo la geolocalizzazione delle patologie, anche per cercare di dire lì ci vuole due medici piuttosto che uno. Sicuramente quella è una cosa che va più verso la qualità percepita, che sicuramente è importante, alla quale però io non credo molto, perché spesso e volentieri il paziente scambia la gentilezza, la disponibilità con la bravura. Noi dobbiamo anche cercare di avere risultati clinici. Credo che l'intervento delle società scientifiche su questo dovrà diventare fondamentale. Allora, il relatore ha recuperato il tempo che era andato un po' perso, perché siamo quasi in perfetto orario, però il Presidente mi pregava giustamente di introdurre il prossimo relatore. Per cui
ti ringraziamo.